L'indagine congiunturale realizzata dall'Unione Industriale Confindustria Piemonte raccoglie le valutazioni di quasi 1.300 imprese del mondo manufatturiero. Il rallentamento dell'economia globale, ma anche il forte aumento delle incertezze, determinano un sensibile raffreddamento del clima di fiducia, che fino all'estate era ancora cautamente ottimistico. Rimangono positive le previsioni sull'occupazione, aumenta di poco il ricorso alla cassa integrazione. Invece continua a peggiorare la redditività. Le imprese sono costrette tra costi in crescita, energia ma non solo, e impossibilità di scaricare gli aumenti sui clienti. A livelli settoriali emergono ampie differenze tra manifatturiero e servizi. Le imprese manufatturiere sono molto più caute, con saldo ottimisti pessimisti lievemente negativo per la produzione. Nella metalmeccanica il clima di fiducia indebolisce fortemente. Il saldo della produzione perde 15 punti rispetto a giugno. Nel comparto dei servizi la frenata, pur percepibile, è decisamente più morbida. I saldi restano solidamente in zona espansiva, ma perdono terreno rispetto a giugno. A livello di territorio si osserva un quadro con luci ed ombre. Negative sono le attese a Biella, che registra un meno 4,1%.